Seconda edizione di Castello Stravagario, diamo un saluto al sindaco di Amelia Andrea De Ranieri e presidente della provincia. Oggi è una giornata alla grande perché Amelia, il borgo storico di Amelia, è pienamente, giustamente valorizzato. È una seconda edizione che funziona, che proseguirà, immagino, e sarà sempre più rifinita. E Amelia pullula di senatori, Draghi, eccetera, eccetera. Manca solo il sindaco che faccia silente e poi è tutto a posto. Devo farmi crescere più barba e farla diventare più bianca, così divento come Albus Silente. Mi mancano i capelli, però va. È una soddisfazione vedere il borgo storico così. Sì, è una soddisfazione perché fa rivivere un borgo con tante persone, tante attività, tutti contenti, famiglie, veramente bello. Questa è la seconda edizione, l'anno scorso è stata una sfida e si sa, le seconde edizioni sono sempre le più difficili. E devo dire che nonostante tutto, le solite difficoltà che si incontrano nell'organizzare eventi così grossi, abbiamo avuto da parte di tutti, da parte dell'organizzazione, una professionalità incredibile. Abbiamo avuto la collaborazione di associazioni, della Protezione Civile, dell'associazione Nessuno Escluso, che si occupa di ragazzi disabili, l'ANCSA, che hanno un punto di storo. Insomma, le attività anche del paese che si sono impegnate per essere presenti, tanti banchi di artigianato, produttori locali. Devo dire che è stata una bella risposta corale di tutti e soprattutto una cornice straordinaria, un borgo magico che si presta ottimamente, un castello meraviglioso. Quest'anno è arrivato anche un drago, e devo dire che è bello vedere i bambini contenti, poi è la soddisfazione maggiore. Su al castello è veramente uno spettacolo, il giardino è meraviglioso, ci sono comitive intere di bimbi che fremono per entrare e seguire i vari laboratori, le varie sfide di Quidditch e quant'altro. È veramente, veramente una bella meglio ora. Sì, una soddisfazione grande, speriamo di continuare, speriamo di trovare anche altri progetti che si possano sposare con il nostro borgo. Devo dire che tante persone, era la prima volta che venivano a Amelia, sono rimasti soddisfatti e affascinati. Speriamo che ritornino, speriamo di poterci presentare in questo modo a un pubblico sempre più vasto.